Salve. Mi hanno fatto nuovo direttore dei teatri. E faremo una rivoluzione. Andiamo. Allora salutiamo. Siamo qui, come vedete, non ho tutte le chiavi perché ancora non me le hanno date. E saluto Daniele, Abbato che se ne va, e la sua Tosca, i suoi cugini, i suoi Bollani, tutte le belle cose che stanno qui a Reggio Emilia, questa città che poi d'altra parte è la cultura. Prego. Questa che è la capitale, Reggio Emilia, della cultura mondiale, della fotografia, appunto a Bollani, a tutto quello che c'è stato fino adesso, Einstein, Prokofiev, su quelle, vedete, venite a vedere, su quelle acque, il giovane Mozart praticamente cominciava la sua avventura di musicista e Dante veniva qua a rinfrescarsi con il Petrarca, le giovani fresche e dolci acque. Qui abbiamo una città che è piena il crostolo, il Manzoni sul crostolo è venuto a risciacquare i panni, si dice non sull'acqua ma sul crostolo. Quindi qui noi siamo nella capitale mondiale della cultura. E quindi, però basta. Noi della lista cinica abbiamo un progetto nuovo. Abbiamo un progetto nuovo per questo teatro. Via tutto. Allora, al primo piano. Puttane e VLT, macchinette collegate in rete. Al secondo piano, una fabbrica enorme di scarpe. Ho già contattato i bambini terremotati dell'Emilia qui vicino e la Nike e faremo e produrremo delle pedule di medolla. Stupende scarpe a 2 euro, 2.000 bambini al secondo piano. Al terzo piano, e vai col fatturato! Al terzo piano abbiamo i piccioni, i piccionai, abbiamo i piccioni arrosto, i famosi pingenchik, arrost peckport, spacchiamo un culo così alla McDonald's, noi li facciamo così, i nostri piccioni arrosto. Lì, al quarto piano, una mega piscina. Una piscina enorme, accessibile solo dagli elicotteri. Gli elicotteri arrivano, si calano, fanno un bagnetto, 220 euro, quello che è, un secondo, si calano. Poi dove vanno? Ecco, vedi? Quelli appena bagnati, i poveri ragazzi dell'elicottero appena bagnati, vanno lì. Dove ci sono i musei? Lì abbiamo messo i funghi di 400-500 metri. Appena bagnati, poverini d'inverno, vanno lì, refrigerio, no? E hanno il riscaldamento. Quindi arrivano con l'elicottero, si bagnano nella piscina, subito, immediatamente, il fungo di rota li riscalda. Quindi è tutto collegato, per fatturare. Tutto questo perché la lista cinica ha previsto un taglio clamoroso a questa cultura di questa città che non ha mai rappresentato un bel tubo di niente. Ma non raccontiamocela! Cosa ha espresso Reggio Emilia? Nulla! Il giovane Romolo Valdi andò via da Reggio Emilia e sapete cosa disse? Perché era posto di mestra, che è la mia studiarchi, come fai? E se ne andò da Reggio Emilia. Basta teatro, basta! Cerchiamo di distruggere queste colonne che non servono a un culo! Primo piano puttane! Secondo piano, bambini di medolla. Terzo piano, piccioni arrosto. E l'ultimo la piscina con gli elicotteri e i funghi di rotta. Ecco la cultura finalmente che ritorna a fatturare. E la cultura dove va? La cultura si è portata sempre, signori. I soldi. Dove c'è cultura, ci sono i soldi. Quindi in questo momento, e lo sappiamo tutti, la cultura è in Thailandia, è in Cina, è in Malesia. E io dico allora, perché noi dobbiamo avere gli stipendi
dei cinesi. No, sono i cinesi che devono avere stipendi di noi. Se vogliamo di nuovo che questo teatro municipale, ritorni ad essere come prima, in Cina devono guadagnare come noi. È una questione di principio. È una questione di sopravvivenza.